Sei triste, annoiato, hai la depressione. Guardati le pillole del caffè. Buon divertimento. Per la sinistra. La destra. Ma chi è più seria? Io voterò per la destra. La sinistra. Destra. Meglio sinistra. Destra. Domandiamo al maresciallo. Domandiamo. Ma Rossa viene, sinistra e destra, Rossa viene. No, è una discussione politica. Politica. Vogliamo sapere, perché noi siamo indecisi. Voi, per chi voterete? Io? Fammoretti, io dopo l'esperienza dell'anno scorso non vado a votare mai più. Perché che è successo? Io sono un maresciallo, un uomo di rispetti, e taputamo che c'hai una vieta. E perché? E come perché? Nella cabina elettorale. Entrammo in quattro. Uffa, fin tanto a casa, non succede mai niente, mai niente. Ma domani è Halloween. Dobbiamo organizzare uno scherzo a Oscar. L'amma fa svermene paura. Bello, ci sto. Io mi vesto da vampira. Ah, eccoci voi, io mi vesto da zombie. E tu, vuoi far mettere paura? Battete, a che ti ha vestito? Cosa vuoi? Io faccio amore proprio. Mi vesto da femmina incinta. Dichiarazione violenta di Silvio Berlusconi. Prodi ha mangiato l'Italia. Invece Brutus si sta facendo pure la scarpetta. Papà, ti devo confidare un segreto. Dimmi, papà, che sta? Papà, giura che non lo dici. Io sono un uomo serio, che significa? Che credi? Emanuela, tradisce il marito. Ma stai zitta, papà, non ti permettere neanche di pazzi a queste cose. Manuela è una buona piccinina, una guaglione di cristallo. I malaggi cresciuti, Manuela non farebbe mai una cosa del genere. No, papà, veramente, lo tradisce. Manuela tradisce il marito? Sì. Ma che stai dicendo? Non lo voglio neanche sentire. Se avresti con l'occhio e mi dicessi non è Manuela. Ti voglio bene, papà, vattene, fammi leggere un giornale. Ciao, zio! Uè, Manu, bella, bella di zio. Come stai? Io bene, tu? Proprio di te stavamo parlando, Manu. Che stavate dicendo? Manu, Manuela, la mia nipotina del cuore preferito. Manuela, dimmi una cosa, se io ti faccio una domanda, tu mi dici la verità? Sempre. Manu, mi dici le bugie? Mai. Manuela, dimmi una cosa. Tu quando fai l'amore, parli mai con tuo marito? Certo, se mi telefono rispondo. Allora io vedo. Eppure, caro Aldo, veramente sto disperato. E perché? Credo che mia moglie Alessandra abbia perso proprio le trombe di Eustachio. Sì, è diventata sola. Completamente. Aldo, ogni volta che arrivo a parlare non risponde mai. Dimmi una cosa, tu che hai studiato medicina, per poco non sei diventato medico, ti mancavano pochi esami. Dimmi. Ma saranno consigli riguardo a questo fatto della sordità di mogliere? Certamente. Tu per stabilire il grado di sordità, devi fare un test, diciamo. Fai delle prove. Sì. La chiami a una certa distanza, per esempio a 10 metri le fai una domanda. E perché se che le risponde? Se non risponde, ti avvicini a 5 metri e le ripeti la domanda. Se non ti risponde ancora, a 2 metri le ripeti la domanda. E vai avanti così finché non ti rispondo. Ah, ci capite, ci è chiaro. E mo così faccio e stabilisco il grado di sordità. Alessandra, che si mangia? Niente da fare. Alessa, che si mangia? Alessandra, che si mangia? Sordo completamente. Alessa, chi si mangia? Ma ste patane, te la giti già quattro volte, allora sei sordo! Ma non è facile, Oscar. Ma perché sei così ossessionato? Qual è il tuo problema? Fammi capire. Come è un problema? Io volessi faticare, ma all'età mia chi mi pigli giù? C'è il problema della disoccupazione. Chiaro. Ma quale età tu? Io mi temo quasi alla stessa età e sto faticando. Lo so, ancora più no. Beh, mi sono imbarcato, avrei come sono, che bella, amasata, vai, bene. Sì, però io non capisco come ci sta coppa una nave senza una femmina. Vabbè, io per me questo problema non lo tengo, perché io faccio l'amore solo con mia moglie, quindi sono fuori un mese, sei mesi o un anno. E resisti? Sì, guarda. Io no. No, e quando vado a casa poi faccio l'amore con mia moglie. Però loro là l'hanno risolto il problema, i marinari. Hanno risolto? Si sono attrezzati, hanno fatto una botte grandezza uomo.
con un buco. Usato. E ognuno là va, insomma, ci fa i suoi stinti. Ma non è la stessa cosa, oh, no, chi non si diverte, non si diverte con macchine. Se vuoi venire a lavorare, sei fortunato, perché ci sta un marinaio che si è licenziato. Se vuoi, ti faccio un nuovo posto suo. Quindi, quando tengo voglia, va, la volta è sempre disponibile allora, a me. Puoi fare l'amore tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, tranne il venerdì. E perché tranne il venerdì? Perché il venerdì stai tu in da putt. Aldo, il venerdì sei tu il buco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Signore, non l'avete visto il semaforo rosso? Un semaforo che era rosso, hai visto? Uai, che non hai visto pure. Mamma Rucarma, i carcerati non mi finisce più, mamma mia, non ce la faccio più, ce la fa ancora 30 anni, come si fa a staccatina 30 anni? Ecco. Vabbè, ma a proposito dei spropositi, ma tu ormai Steve Bunarillo, una cosa esorda te li raccucciare, una moglie, un figlio, ma valeva bene fare sta rapina che si chiude a pigliare 10 anni in carcere? Pasca, che te era dice, che la sera scusa mia figlia. Ti serviva una cosa esorda. Però a te non hai capito, ma come fai? A gittà una vicciarella sotto a una trena così, senza niente. Asso, senza niente. I sottocci, per dreta, l'hai ripigliata per la signora mia. Ma proprio a me mi era successo. E come faccio senza un braccio? Ci faccio pilota senza un braccio, ci mangiamo una bacia. Ui, e credo, guarda chi. A me mi mancano un braccio. A chi ci mancano tutte e due braccia e cammini a ballo. Ma allora è contento? No. Io c'è a domandare perché. Amico, scusate, io sto a scena pazza. Perché? A me mi mancano braccia e mi levità a ballo. A voi mi mancano due braccia e camminate a ballo. Ma che balli lo cacci? Ma proprio culo non mi posso trattare. Battiamo, battiamo le mani, arrivo direttore. Battiamo, battiamo le mani, faccio fesso direttore. Qui, qui, e chi è fisso? E che stiamo qui? Zitto, zitto, arrivati diretto. Qua siamo per il solito controllino annuale. Voi ieri avete superato la prova e qualche giorno uscirete da qui. Veramente? Grazie, direttore. Basta, ecco di alto. Andate via, andate via. Manuela, vieni, vieni. Ecco qua. Caro Di Maio, veniamo a noi, voglio vedere se questa è la volta buona. Dunque. Che me ne vado a casa. Bravo. A casa. Faccio una domandina semplice, semplice. Sì. Se io mi taglio l'orecchio sinistro, che mi succede? Se ti tagli l'orecchio sinistro, che non ci senti all'orecchio sinistra. Bravo, bravo. E se mi taglio l'orecchio destro? Non ci vedi più. Ma come si può fare? Dico, io sono 20 anni che ti faccio sempre la stessa domanda. E la risposta per me è sempre giusta. Ma come si può fare? Io ti dico che l'orecchio sinistro me lo taglia, non ci sente e va bene. Ecco. Ma perché quando mi taglio l'orecchio destro non ci vedo più? Perché è lenta, e poi, diretto. Dottore, io tengo un problema. Biata voi, io ne tengo 5 o 6. Dottore, io tengo l'impressione che tutti si approfittano di me. In che senso? Mi chiedono una cosa e la do, mi chiedono soldi e li do, mi chiedono un piacere e lo faccio, dottore. Cioè non che vi sfruttano, vi sfruttano. Non faccio dicere che no, dottore. No, ma signora Alta, state ma sentite, secondo me tutto questo è frutto della vostra fantasia. Voi dite? Siete sicuri? Ma sicurissimo. Poi, già mi sente meglio. Meno male, ah. Dottore, quando vi devo? Datemi tutto quello che tenete in casa. Signorina, volete scrivere per... Volete scrivere per piacere? Allora, tagli pirina, uniplus, aspirina, nughile e brocco. Metto questa delle mai, Deo fritto e mi sughile provola. Ehi? Va bene? Dottore? Dite! Buongiorno, dottore! Dite! Dottore, sto di qua! E si vede, dici, dite! Dall'altra parte, dottore!
Chi è? Buongiorno, dottore. Buongiorno. Sopra. Sì. Buongiorno. Ah. Sono venuta per il referto di mio figlio. Ah! Che c'è, dottore? Quel bambino che avete... Quello di 53 anni. Quanto, ma che dite, mio figlio c'ha 7 anni? Ma se li porta male, però. Se li porta male. Ma comunque, come sta? Signore, mi devo dare un grande dolore. Signora mia, mi devo dare un grande dottore, dolore. Dottore, sto di qua. Ciao. Dottore, ma veramente dite? Il bambino devo morire. Ma che dite, dottore? Devo morire, il bambino tiene una brutta... Tiene una brutta malattia. Una malattia, signora mia, che o si muore o si rimane scemo. Dottore, ma voi siete sicuro? Oh, ma nonna mia, la stessa malattia l'ho avuta io. Esposito, io permessi non ne posso dare più. Perché mi aspetto su permessi? Come? Avete portato vostra moglie dal ginecologo? Va bene, è che sia l'ultima volta. Stamattina pure un cane ha cercato un permesso. Ci doveva fare la guardia, un cane se ne è aiutato da parte. Va bene, permessi non ne do mai più. Maresciallo, buongiorno. Ciao, Emanuele, che è? Mi scusi, le devo chiedere un permesso perché esce mio figlio da scuola. Pure tu vuoi permesso? Va più piccino di tanto. Grazie, grazie, arrivederci. Uffa. Maresciallo, buongiorno. Buongiorno, guagliare, buongiorno. Non mi dite niente, domani non posso venire. E perché? Si sposa mio fratello. Oh, auguri. Con chi si sposa? Con una donna. Chi si sposa di cacci, guagliare? Perché conoscete qualcuno che si sposa con un uomo? Come? Mia sorella. Dottore, vi prego, voi questo bambino me lo dovete far fare per forza. Signora, ma state senza pensiero, ho fatto nascere centinaia di bambini nella maniera artificiale. Ma spiegatemi una cosa, ma voi con vostro marito non ci provate proprio? Ma come, dottore, ci proviamo, ma ci proviamo, io non rimango incinta mai. Però, dottore, mi raccomando, mo che chiedo a voi, tale quale a me a darmi un bambino biondo con gli occhi azzurri. No, perché sapete che è? Marito mi tale qua la buia, dice ma la verità, è un poco brutto Lillia. Ah, io vi ringrazio questa parola di conforto, da perché non riuscite a certi momenti. Ma raccomando il boccolo, Ma raccomando il boccolo, bambino, il boccolo biondo e l'occhio azzurro. Ah, il boccolo, mi capite, il broccolo, non facevo un bambino di broccolo, voglio bene, signore, non mi preoccupate. Sto teso, dottore, sto teso, questa inseminazione artificiale è complicata, no? Ma quando mai, appena metti in moto la macchinetta... Va bene. Vado a azionare la macchinetta. Va bene. Allegra, signora, allegra. Allegra. Ma ci dà un presto, dottor, per piacere. Ma lo credo, dottor. Signor. Sei passata la macchinetta. Qui, caro collega, fa un presto, vieni a dare una mano, mi sono scappato dei pazzi, in caso non ne trovo, perdo posto, e fa un presto, ciao, ciao. Qui, accendisi un rumore, chi è là? Miau, miau, miau. E chi sono gatti? Qui, un altro rumore, chi è là? Si me gatte prima. Prego, prego. È permesso, dottoressa? Dottoressa, tengo un grande problema. Sono sordo. Come? Sono un poco sordo. Che avete detto? Dottoressa, sono sordo. Non ho capito. Dottoressa, c'è capito io? Noi siamo sordi. Oh, ci hanno rubato la macchina del direttore! Fu, mettimo! Dimmi una cosa, ma tu sai portare la macchina? Pazzo, gli porto pure l'elicottero! Bella, ma vuoi, ambacor! Ma siete pazzi! Un maronna ci hanno conosciuto, che siamo i pazzi! Fu! Buongiorno. Oh, scusate, state al telefono. No, guagliaro. E che stavate facendo? Niente, guagliaro, un momento di malinconia. Tu sai bene, guagliaro, che ormai non tengo più a nessuno, non tengo moglie, non ho avuto figli, i genitori sono morti, tra poco vado in pensione. Sono un uomo solo, e allora, data la solitudine, nessuno mi chiama, nessuno mi pensa. Mi sono mandato un messaggio su lì. Chiamavo a me e dite che vi siete scritto? E non lo so, c'è qua chiaro, perché chi si può arrivare in ritardo, capito?
Aldo, Aldo, se mi ricordo bene, ci abbiamo bevuto 6 birre io e 6 birre tu. Mo ci hanno rimasto solo queste 2 birre. Ce le dobbiamo bere piano, 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 se no finiscono e non teniamo più che bere. Hai capito? E poi basta! Luca, e da sta stanza, Luca, la stanza attigua a te, attigua a te. Ci sta mia moglie che dorme, non sa da città, se si scende mia moglie, amma fornuto e bere. La noce, la noce. Oscar, l'indori è con tua moglie. C'è sta nonna. Un marone, senti, una loca, cadremo solo dei birri, se chi lo si scende, con mai spartito. Ciao Oscar. Qui Aldus, bentornato. Nel stavolta sei stato 12 giorni fuori per lavoro. Sì, sì, sì. Dimmi tutto. Tu sai, sei l'unica amica di cui io mi fido da quando sono piccolino. Ha tutto di una malattia da gelosia, perché devo lo pigliare brasiliana che te ne 20 anni. Tu ormai tieni qualche annetto in più e soffri questa gelosia, che è una buona piccerella. E tu solo una cortesia ti voglio dire. Mi hai dice solo si è trasuto qualcuno in questi giorni a casa da mia moglie. Ma tu sai bene che la villa mia confina con la tua, io vedo ogni cosa. A casa tu non è trasuto nessuno. Sta a pensare tranquillo. È trasuto 3 giorni fa il salumiere. E basta. Ecco, questo già mi fa. Parola d'onore. Parola mia d'onore. Non è entrato più nessuno. Aldo, qua parlare mia mamma. Solo giorno... 3 giorni fa è trasuto il salumiere e nessuno è più. E più nessuno. E già questo mi riempie di già, mi fa stare più tranquillo, più sereno. Stai tranquillo, stai sereno. Chi l'è trasuto 3 giorni fa? Sì. Ma non ne è asciuto più. Dottore, allora mi avete visitato, mi volete dire come mi trovate? Bene, bene, sono soddisfatto, state veramente bene. Meno male, allora sono venuto per senza niente. No, per senza niente no, ma darà sempre 300 euro. Guarda là, guarda, guarda come ha parcheggiato quel signore. Come passa la gente? Intraccia il traffico. Questo è divieto di sosta, sono 70 euro. Andiamo. Signore, sono 70 euro. 70 euro tutte e due? E saliti, eh? Gesù, Gesù, il prostituto è sudato a carabinieri. Ma non si capisce niente più. Niente più. Ammerone. Ammerone del pazzandello, non ce la faccio proprio ciò. Ma la vuole smettere, si tranquillizzi. Dottoressa mia, dottoressa mia, tengo un bietto, tengo con mano palumbo che sbatte scella. Tengo un cuore, fa ciao 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 ciao. Tengo un agitamento, una cosa strabucchevole proprio. Mi rendo conto, già le ho spiegato. Tenete a mano, guardate come sto soffrendo, guardate. Ma che schifo, ma insomma, le ho detto che è una crisi d'ansia. I problemi sono altri, caro amico mio. Pensi che ieri è venuto da me un signore con il suo stesso problema, una crisi d'ansia, d'angoscia. Ah, ora. Si è confidato. Beh. E mi ha detto, dottore, io sto così perché devo dare 20.000 euro al mio migliore amico e non le tengo. Ma io glielo ho detto, non glieli dia più. Come nonna? Ma i problemi non sono questi dei soldi, non glieli deve dare più, mi deve credere, mi ha telefonato prima, sta benissimo. Ah. Insomma, adesso mi deve spiegare perché lei sta così. Perché sono il migliore amico! Ieri sono chi che deve 20.000 euro! E poi c'è dritto per un cento in più! Mannaggia un zio il moglie! Povero uomo! A subire un'operazione così difficile! Certo, non è piacevole a questa età togliersi un testicolo! No, povero uomo, ma svegliamolo! Signor Di Maio? Ma chi sono, Maradona? Signor Di Maio? Ma chi sono, Maradona? Signor Di Maio? Sono Maradona, sono Maradona? Ma scusate, ma perché ti credi essere Maradona? Niente di meno, quattro buie, per me lo una palla. Marzia, ti devo confessare una cosa importante. E dici, Manuela? Non so come te lo devo dire. Io mi sono innamorata del maresciallo. Manuela, ma quello è anziano! Ma a me piacciono gli uomini maturi! Manuela, quello è troppo maturo! Sta bene, tu sta bene! Ma dai, lasciami sola! Qui, cara Manuela! Buongiorno, maresciallo! Manuela, che stanchezza, una nottata in culo per acchiappare quei due delinquenti, ho fatto una nottata alla ghiaccio! Siete stanco! Stanchissima, Manuela, non ce la faccio proprio più!
Maresciallo, stasera sono sola a casa. Veramente? Nei giurdai stanno un sacco di mariuoli, zingare assai, assai. Papà, ti sai chiedere una cortesia? Dimmi a papà. Mi potessi prestare 50 euro? Ah papà, non ne tengo a presa. E a casa? Stanno tutti quanti bene, papà. Arrangia così. fa. Che c'è? Niente, in questo manicomio sto andando pazzo, veramente, non mi finisce più. Non succede mai niente bello, cadino, mai niente bello. Però sto andando pazzo, veramente, cadino, da tu, mannaggia. Io già dice... Siamo morti, mannaggia. Ma mi dice qualcosa pure a me? Invece qualche cosa in questo manicomio lo trovo di buono. Per esempio ogni anno fanno quella corsa campestre che a me mi piace tanto. Pure chi sanno pare che la fanno. E ci vogliamo partecipare. Però tu siamo assattenti. Se vogliamo correre, o a me arriva primo o a me arriva terzo. E perché? Perché dice che c'è stato un giudice cattivo che tiene un cronometro che spacca i secondi. Se arriviamo ai secondi ci mandano all'ospedale. Aldo, tu sei il mio migliore amico e io mi confesso con te, mio amico. E forse starà già facendo un peccato, Aldo. Devi sapere che mia suocera, la mamma e mia moglie, sta là per morire. Mi dispiace. No, che dispiace, Aldo? Che è il peccato mio? E sto pregando a tutti i santi che la vecchia maledetta è il tuo sangue. Non mi fai vedere. La mia speranza, sai qual è? Che vado a casa e non la trovo più. Ora, tranquillo, aspetta. Pronto? Oscar! Mugliere. Oscar, corri a casa! Ma che è successo? Perché gianni? Che è stato? È morta mamma! Tu? Come? Io non capisco niente più, io mi sento sciambazzì, ma in queste circostanze cosa fa? Ma fa una cosa però, tu abbi a piangere! Gli ha dato una bottiglia di champagne! Maresciallo, mi devo assentare per qualche giorno. No, guagliaro, vi voglio bene, non mi chiedete permessi, ve ne ho dati troppo e non ve ne posso più. Maresciallo, ma io mi devo assentare. Maresciallo, guagliaro, siete stati anche promossi. Non ve ne posso più, ma facete appiccicare con i colleghi. Ma mi serve, è importante. Non ve lo posso dare, mi mettete in difficoltà, non ve lo posso dare. Maresciallo, è per un motivo grave di famiglia. Se è un motivo di famiglia, il fatto cambia. Che è successo? Mia suocera, mentre stendeva i panni nel quinto piano, è caduto giù ed è volata in cielo. Oh, vede. Ha fatto su rimbalzo. Maresciallo, secondo voi le donne, come contraccettivo, cosa preferiscono? Prendere la pillola o la spirale? Credo prendere la pillola. Perché? È perché è più facile da ingoiare, capito? La pillola, la spirale può pure annuzzo in canna. A proposito di queste cose in medicina e farmacia e dottori, hai fatto buono a mi far ricordare, già correre un momento alla farmacia. Perché cosa? E voglio sostituire le supposte con un bello sciroppo. Ma perché le supposte non sono buone? Ah, guagliarù, le supposte proprio... erano amare. Ma perché me l'hanno messo in bocca? No, ma mi mettevo in culo. Hai visto? In pochi minuti ti si scrutò dei wire, grazie alle pillole di Oscar Di Maio.